Allora, ci sono un paio di problemi con questo virus in giro. Il primo è ovviamente il virus con i suoi effetti e tutto ciò che ne consegue. Il secondo problema invece sono le fake news e tutte le altre cose fake in giro che stanno confondendo le idee alle persone. Premessa, questo video non viene monetizzato perché YouTube demonetizza con il dollaro giallo tutti i video sul coronavirus. Anche se vedete delle pubblicità, lo YouTuber non guadagna praticamente niente. Ma volevo farlo perché sto notando un sacco di sciocchezze e persone che approfittano del momento per vendere mascherine da siti fasulli, per esempio. O avere un po' di visibilità sul loro sito internet inserendo articoli ridicoli e al limite del legale. Vi chiedo quindi di condividere il video più possibile, specialmente per il primo punto in cui parlerò di questi siti di mascherine che ingannano. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi sedu raiati, allora partiamo. Mascherine. Partiamo subito con le mascherine e i siti truffa. Prima di tutto vorrei dire che fare delle mascherine in casa è impossibile. Anzi, si può, ma non avranno mai e poi mai la stessa qualità di quelle presenti sul mercato, che sfortunatamente ormai sono esaurite ovunque. La mascherina, per esempio, con l'alluminio è qualcosa di molto molto vago che magari potete usare per proteggervi da un po' di smog. Stessa cosa per i gel disinfettanti. Non vi fidate delle ricette fai da te che trovate sui social, ma solo di quella diffusa dalla OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. E se siete minorenni evitate di giocare con certi prodotti, piuttosto fatevi aiutare da un adulto e che capisca qualcosa un po' di più. Queste cose molti non lo dicono quando fanno un video o un articolo sulla mucchina fai da te. Passiamo ora invece ai siti che si occupano solo di vendere mascherine. Fino a prima di questa crisi non esistevano siti del genere. Quindi già da ciò dovreste aver capito che la cosa è sospetta. All'improvviso avviene questo boom. Ovunque girate trovate siti che fanno prezzi convenienti o comunque più bassi che su Amazon. Poi giustamente preoccupati per la vostra salute le ordinate. Ma il pacco non arriva e giustamente vi chiedete cosa sia successo. Visto che sul sito addirittura diceva che era possibile spedirli entro pochi giorni, se non entro 24 ore per alcuni. Beh, avete perso i vostri soldi ormai, perché alcuni sciacalli di internet non si fanno problemi a rubare del denaro a persone già in difficoltà e approfittare del momento. I tempi di consegna sono tutti falsi. Com'è possibile che un pacco di Amazon Prime impieghi più di una settimana in questi tempi per arrivare e loro impiegano giusto due giorni? È impossibile, visto che la maggior parte delle consegne ha un controllo molto ma molto rigido dall'estero e alcuni manco arrivano. Quindi non comprate da siti internet del genere. Piuttosto provate a vedere se Amazon ha delle disponibilità. Magari i tempi di consegna saranno gli stessi o più lunghi, ma almeno arriveranno. Visto che questo sito ha regole severe per i market al suo interno, chi non consegna qualcosa al cliente o cerca di truffarlo viene multato severamente. Se poi qualche canale YouTube vi consiglia certi siti di mascherine, non vi fidate assolutamente. Loro lo fanno perché ne ricevono alcune in cambio di una sponsorizzazione. In quel caso a loro arrivano, ma a voi non arriverà mai niente. Questo lo so perché sono stato contattato anch'io da due siti del genere. Al primo ho rifiutato, essendo una cosa molto scorretta approfittarne. Al secondo invece ho fatto finta di essere d'accordo per capire cosa volessero fare. Dissero di volermi mandare 100 mascherine in cambio di 2 minuti di video. Ho accettato perché ero molto curioso, mi hanno fatto però una strana richiesta, cioè inviarli i dati delle mie statistiche YouTube che riguardano il sesso e l'età media degli utenti, che guardano il canale. Ma da lì non si sono più fatti sentire. Così sono andato sul loro sito, che era magicamente sparito, non c'era più traccia. Per sicurezza sono andato a controllare anche il sito dei primi che mi avevano contattato e nemmeno loro esistevano più. C'era semplicemente un messaggio di errore. Da lì ho cominciato a fare un paio di ricerche e ho capito questa situazione. Alcuni creano certi siti e poi li eliminano, per poi ripartire da zero con un altro nome. Esatto, cambiano nome ma sono sempre quelli. E tutto questo grazie a Shopify, un market che vi consente di fare dropshipping. Quindi diffondete il più possibile questo video per farlo vedere a più gente possibile in modo che non commettano errori perdendo soldi e non ricevendo nulla in cambio e lasciate perdere gli acquisti online di mascherine da siti che non sono Amazon o comunque i più famosi in circolazione. L'origine. Lo so che è facile dire che è colpa di un servizio segreto che diffonde il virus per ammazzare la gente e sfoltire la popolazione, ma non è così. Questa bufala è iniziata da dicembre, molti ancora ci credono. Addirittura nei telegiornali questa cosa della creazione in laboratorio si è diffusa a macchia d'olio. Ma non dovete crederci, non fatelo. Rischiate solo di creare panico e stare in ansia 24 ore per una cosa che non succederà. Prima di tutto, se davvero fosse stato prodotto in laboratorio da paesi avversari o comunque qualcuno di potente che vuole smaltire la popolazione, nessuno sarebbe in quarantena. Nessuno avrebbe stanziato miliardi per salvare i popoli.
E in Cina non si sarebbero ripresi così presto, con soli, tra virgolette, 80.000 più contagiati, tra cui 73.000 guariti. La causa del Covid-19 è 100% naturale. Secondo esperti del settore, è molto facile provenga dagli animali, e quasi sicuramente dai pipistrelli. Ma con questo nessuno vuole attaccare chi mangia carne di ogni tipo, nessuno vuole diffamare la Cina, è inutile prenderla sul personale pensando che qualcuno voglia solo creare discussioni sul mangiare ogni tipo di carne. Non su quanto sia bello o brutto un paese. Semplicemente i fatti sono quelli, che vogliate accettarli o meno. State attenti a cosa leggete e cercate sempre di prendere ogni notizia con le pinze. Il primo pensiero in questo momento difficile non deve essere quello del complotto, bensì della guarigione e del ripristino del paese. Leoni. Piccola parte invece sulle fake news in generale. C'è chi afferma che siamo già 1 milione di infetti, chi invece addirittura ci siano dei leoni in strada in Russia. No, non è vero, non ci sono 500 o 400 leoni a spaventare i cittadini se escono di casa. Non so come sia la situazione lì, ma una cosa è certa, liberare animali per impedire alle persone di andare perfino a fare la spesa è una cosa stupida e nessun presidente potrebbe pensarci. E ovviamente nessuno dovrebbe crederci. Ma non solo, sembra che dalla Russia siano trapelate un centinaio di notizie false, tutto per spaventare di più la popolazione del mondo. Ma pure in questo caso diffidate assolutamente. Finirà in estate? Finirà davvero in estate come molti dicono. I virus influenzali a quanto pare spariscono in estate, questo succede per tanti di quelli già conosciuti e esistenti da anni. Su questo Covid-19 si sa poco o niente, è inutile sperare che il caldo lo ammazzi. Nessuno ha mai detto una cosa del genere, è solo una voce che gira su internet. Nel 2003 un altro coronavirus girava, cioè il SARS, e questo in effetti era sparito in estate, ma non è stato soltanto per via delle temperature, bensì grazie al lavoro congiunto di esperti, medici, infermieri e di tantissimi altri fattori. Il caldo non eliminerà il nostro problema. Per ora possiamo solo sperare alla situazione migliori con i metodi che abbiamo. Con questo concludiamo. Ci tenevo a fare questo video perché c'è davvero troppa disinformazione e chi ha ragione rischia di passare per il mostro della situazione. So benissimo che alcuni ancora non crederanno a queste cose che ho detto, ma la verità è quella e basta. Sfortunatamente non c'è un complotto dietro, non c'è un vaccino e non sparirà forse con l'estate. Rispettiamo le regole, stiamo in quarantena e guardiamoci un po' di Netflix o giochiamo alla Play invece di farci scoppiare il cervello per capire la verità. Alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.